Proponiamo un tavolo di lavoro periodico nel quale vanno ripensate le politiche educative, le politiche sociali per la nostra città, nell'interconnessione tra i diversi assessorati e con le realtà del terzo settore che sono impegnati sui territori, portando la voce sia degli operatori sia dei cosiddetti beneficiari dei servizi. Rispettare appunto il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto all'abitare, tutte azioni che noi stiamo cercando di riordinare e di dare spazio perché ce n'è bisogno. Napoli è una città che ha tanti problemi e abbiamo bisogno di ricostruire una serie di risposte per le categorie più fragili, anche per esempio il diritto al genere, ad essere riconosciuto come persona e quindi non partire più da una schematizzazione ma partire dai bisogni delle persone in quanto tali. Con il titolo Sana e robusta Costituzione, il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza presenta al Comune di Napoli il documento programmatico e le proposte che hanno al centro la necessaria unione del terzo settore e le politiche sociali a Napoli. Questo è un contributo molto positivo perché il dialogo è molto importante, ascoltare quelle che sono le esperienze e anche i suggerimenti che vengono dal mondo del terzo settore, del volontariato, per noi è un aspetto cruciale. I temi dell'accoglienza oggi sono dei temi che sono proprio sul tavolo nazionale, sul tavolo del governo. Napoli rappresenta un luogo che è un luogo di criticità ma anche di sperimentazioni positive, perciò questo è un ulteriore passaggio per migliorare quelle che sono poi le politiche del welfare nella nostra città.